La consulta per le pari opportunità della città di Bra, in occasione di Marzo Donna, presenta La donna vista dagli altri, interviste a donne, uomini e bambini da parte di alcune rappresentanti della consulta per le pari opportunità di Bra. E ciao, ti posso fare una domanda? Per te la donna è? Per me la donna è un essere che quando nasce deve già sapere di dover essere più forte e determinato per ottenere gli stessi diritti dell'uomo. Donna. Cos'è per me la donna? La donna per me l'abbia fatto mancare, nel senso per essere coraggiosa. Diciamo che può essere la gioia e il dolore, ecco. Donna. Caleidoscopio. Di cuore, forza, ragione ed emozioni. Il rosso dell'amore. Il blu della resistenza. Il nero e il bianco del limite e del suo valico. Il rosa della grazia. Il verde del futuro. Per me la donna è la creatura per eccellenza, la fusione di bellezza e perfezione, unica persona, fragile e forte, severa e dolce, complessa e semplice, ma sempre tremendamente unica e bella. William Shakespeare disse: la donna è stata fatta dal mondo, non dal figlio, per essere calpestata, né dalla vista, per essere superiore, ma dal fianco. Per essere uguale, sotto il braccio, per essere protetta, vicino al cuore, per essere amata. Amate le vostre donne, amate tutti, sempre, e fate che ogni giorno la vostra donna possa sentirsi la vostra vita. La donna per me è un'anima che vivo. Che cos'è la donna per me? La donna è un essere umano, una persona, un'anima che come ogni altra sulla faccia della terra ha il desiderio primordiale di voler essere felice, nonostante tutto, ma anche l'obbligo morale di ricordarsi di quel desiderio, nonostante tutto. Per me non è un genere, la donna è un'arte, è la creazione, essere donna o sentirsi donna. La donna è un essere speciale, forte e nello stesso tempo delicato. Sono una donna, ho 66 anni. Il termine che mi evoca parlare delle donne è resilienza. È la capacità che esse hanno di adattarsi, di resistere agli urti e di saper trovare nuove strade sempre per cominciare, alternative per adattarsi a nuove sfide. Sono un uomo di 73 anni. Per me donna vuol dire amore, casa, famiglia, vuol dire tutto. Bene, cos'è per me la donna? Sicuramente la donna rappresenta la bellezza, lo splendore della natura. Ma poi per me rappresenta anche la risolutezza, per l'esempio che ho avuto nella mia vita come mia madre. E in più rappresenta sicuramente l'equilibrio che la mia compagna ha portato nella mia vita. E quindi grazie a tutte voi di esistere. Buon 8 marzo. Essere donna per me è un cammino, con giorni di salita, giorni di fatica, giorni di montagne russe, ma anche tanti giorni in mongolfiera, giorni su una nave a farsi pullare dalle onde, o giorni su un'amaca in un giardino. Comunque è un cammino e non si è mai fermi, e soprattutto un cammino mai banale. Cos'è la donna per me? La donna è l'essenza della vita, la donna è il profumo del mondo, la donna è il colore del mondo. La donna è meraviglia e stupore ogni giorno. Viva la donna! La donna è la metà indissolubile di un'essenza fondamentale. La donna
è una persona che racchiude al proprio interno le caratteristiche di tutti gli esseri umani. Per quanto riguarda l'essere donna, una cosa che mi piace molto è l'amicizia tra donne, perché mi ha salvato la vita tante volte in cui ero in difficoltà, avere delle amiche che mi hanno proprio consolato, aiutato, e da parte mia è bello avere delle amiche a cui poter dedicare del tempo. Secondo me questa è una caratteristica di noi donne, poter contare l'una sull'altra. Certo, ci possono essere anche momenti negativi, però è una cosa che dà forza e che penso sia una caratteristica della solidarietà, di sapere quante fatiche, quante difficoltà affronta una donna. E poi ci sappiamo anche divertire insieme. Se permettete, auguro anche a voi maschietti di riuscire a trovare degli amici tra di voi sinceri, come è successo a me con tante donne. Vuol dire quanto sia forte una donna, sorprende, lotta sempre per se stessa e per gli altri. Sono una cosa infinita. Ma che genera vita? Per ogni bambino che nasce, il primo amore è una donna. Ciao, sono una donna di 44 anni e penso alla mia parte femminile come un bellissimo albero che affonda le radici in madre terra, dove prende nutrimento, si sviluppa in un tronco responsabile e immobile, solido, fermo, e poi esplode nella sua bellezza con la sua chioma, con i suoi rami, che pur essendo mossi dal vento, dalla pioggia, quindi mi immagino la flessibilità di una donna, rimane ferma nella sua essenza di donna, fa appoggiare tutto, la neve, gli uccellini, riossigena l'aria che circonda, e rimane lì, bella in mezzo a anche una tempesta. Quindi donna come un albero e come le virtù dell'essere, come le virtù dell'essere flessibile, ma solida, e rispettando i tempi della natura e donando anche nutrimento, quindi il frutto che arriva dall'albero. Grazie. Per me sarebbe meglio non avere una fortuna donna, non venire ammazzate, violentate, sfruttate, picchiate, stalkerate, mal pagate, eccetera. Sarebbe meglio essere un essere umano, come un uomo. Una donna di 49 anni e vorrei semplicemente ricordare a tutte le donne quanto siamo straordinarie anche quando siamo stanche e ci sentiamo un po' fragili. Non dobbiamo fingere che tutto va bene anche quando non lo è. Non dimentichiamo di prenderci cura di noi stesse, del nostro corpo, della nostra anima. Dobbiamo volerci bene anche quando ci sentiamo sole. La consulta per le pari opportunità ringrazia gli ascoltatori e si augura che queste semplici risposte possano aiutare a riflettere e a cercare di migliorare la condizione della donna, fin nelle più semplici azioni.